Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza Food Sovereign Cities, città sovrane del loro cibo. Mi chiamo Giosuè De Salvo e sono il coordinatore del Comitato per l'Expo dei Popoli, che ha organizzato questa giornata in collaborazione con il Comune di Milano, l'Ufficio Relazioni Internazionali in particolare, e con il Comune di Napoli, l'assessorato all'attività produttive, per cui volevo ringraziare l'assessore Enrico Panini, che penso stia arrivando, e il dottore Salvatore Iliano, che invece è già arrivato, è stato un prezioso supporto in loco, più di un supporto direi. Che cos'è Expo dei Popoli e perché siamo qui oggi? Ricordo a chi fossero utili, ci sono le cuffie per traduzione all'ingresso. Expo dei Popoli è un coordinamento di 52 associazioni e ONG italiane che in collaborazione con 14 reti internazionali, la società civile, dei movimenti sociali e contadini in particolare, lo scorso 3-5 giugno ha realizzato un forum globale a Milano per dare una risposta alla sfida lanciata dall'Expo ufficiale, la sfida di nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Noi abbiamo accettato questa sfida, ci abbiamo lavorato 3 anni per portare 180 delegati da 50 paesi diversi del mondo, abbiamo accettato questa sfida mettendo i concetti di sovranità alimentare e di giustizia ambientale al centro della nostra risposta e dando voce a coloro che ci sembravano, e tutt'oggi ci sembrano, i grandi esclusi della esposizione ufficiale, ovvero i piccoli produttori di cibo, i contadini, gli allevatori, i pescatori di piccola scala, coloro che ancora oggi nutrono il pianeta, producendo il 70% del cibo che mangiamo, coloro che sono i primi ad investire in agricoltura, i primi a dare lavoro in agricoltura, e coloro però che paradossalmente sono sistematicamente esclusi nei luoghi di decisione politica, a meno di prendersi quello spazio di partecipazione, come sta succedendo alla Commissione Sicurezza Alimentare della FAO, modello di governance in assoluto da replicare anche in altre istituzioni. Ebbene, questi contadini sono venuti a Milano, c'è tutto un processo ovviamente di preparazione partecipata del forum, in cui insieme a queste reti abbiamo deciso il palinsesto dei lavori, abbiamo costruito un documento di introduzione ai lavori in cui abbiamo definito le visioni comuni e poi abbiamo svolto un lavoro di tessitura, di conoscenza reciproca e poi di stesura di un documento finale del forum. All'inizio la chiamavamo Carta di Milano, ma questo succedeva 3 anni fa, poi c'è stata un'inflazione di carte, che non uscivano carte da tutti, allora abbiamo chiamato semplicemente documento conclusivo, output document in inglese per essere più sobri. E questo documento conclusivo che non so se è stato riuscito, se è stato inserito in cartellina, comunque trovate sul sito di Expo dei Popoli, è un documento conclusivo che dice che serve agroecologia e sovranità alimentare per guarire i sistemi alimentari malati. Questa è un po', anche questa categoria medica, un po' la traduzione italiana del documento conclusivo di Olivier Descouter, che è stato il relatore delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, che ha chiuso il suo doppio mandato dicendo proprio questa cosa: i sistemi agroalimentari sono rotti, they are broken in inglese, e we need food sovereignty, agroecology to mend them, quindi per aggiustarli, per curarli. E i sistemi agroalimentari sono malati perché ci sono effettivamente un pugno di multinazionali che controllano questi sistemi agroalimentari e quindi rendono questi sistemi molto efficienti nel garantire loro l'auto profitti e molto meno efficienti, direi
quasi totalmente inefficace nel garantire un diritto a un cibo buono, pulito e giusto per il resto del pianeta. Abbiamo fatto questo forum, ci abbiamo lavorato 3 anni con tanta fatica, abbiamo usato soldi pubblici per realizzare questo forum poi abbiamo cominciato a usare da giugno in poi questo documento conclusivo come uno strumento di screening, per usare le metafore medico-sanitarie, un documento di screening delle politiche italiane ed europee che hanno a che fare con il cibo e con le risorse fondamentali per la produzione di cibo, quindi acqua, terra, sementi in primis. E quindi abbiamo organizzato a luglio un evento di analisi di quella che sarebbe stata poi la nuova agenda di sviluppo post 2015, quindi nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile. Ho cercato di capire quanta sovranità alimentare c'è in questi obiettivi di sviluppo sostenibile, in questa agenda 2030, oggi rinominata così, il 25 novembre faremo un evento invece sul nesso fra diritto al cibo e riscaldamento globale, verso la COP21 di Parigi ovviamente, quindi anche lì useremo la dichiarazione finale del forum per capire quanto delle bozze di accordi verso Parigi contengono la filosofia della sovranità alimentare e soprattutto la centralità dei produttori di cibo nella governance di questi temi. Ieri si è chiuso proprio a Napoli invece il Grand Tour di Expo dei Popoli, che è stata un'altra iniziativa che abbiamo messo in piedi, cioè riportare sui territori italiani i discorsi fatti al forum di Milano, i discorsi fatti in questa chiave global abbiamo riportato in una chiave local, perché da 10-15 anni a questa parte, l'abbiamo scoperto ieri, noi siamo glocal, siamo glocali in tutto quello che facciamo, e quindi la connessione fra globale e locale sta proprio nel nostro DNA di associazioni, di ONG e di movimenti. Abbiamo usato sui territori, ci siamo inventati questa operazione di comunicazione che non è qualcosa di trascurabile di questi tempi. Abbiamo preso 2 ambasciatori che sono 2 pulmini Volkswagen T2, quelli che piacciono a tutti, quelli dei surfisti, l'abbiamo personalizzati a Expo dei Popoli e l'abbiamo fatto girare nelle città da nord a sud. Siamo partiti da un'altra città di mare, Genova, il 4 ottobre, siamo passati da Torino, da Bologna, siamo usciti Senigallia, Centro Italia, Firenze, abbiamo attraversato il Tirreno, siamo andati in Sardegna, Oristano, da Oristano abbiamo preso il traghetto ancora sotto Cagliari, Palermo, quindi abbiamo visto fatto la Sicilia, e ieri abbiamo chiuso in Piazza Dante, qui a Napoli, qui dietro, per chi non la conoscesse, è una piazza importante, dove siamo stati accolti, è stato il miglior modo per chiudere questo tour, da 3 classi di studenti delle scuole superiori, di un istituto tecnico di Pomigliano d'Arco, che sono venuti apposta a Napoli per incontrare il Grand Tour, e quindi è stato veramente un modo magnifico di chiudere questo Grand Tour. Perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi perché a rappresentare una rete sociale che in Italia e nel mondo considera il cibo, come stavo cercando di dire, come un punto di vista centrale e definire nuovi spazi politici, nuovi spazi di azione. E siamo qui oggi, poi per entrare su più nello specifico, per dire che in un mondo sempre più urbanizzato, sapete che ormai la popolazione urbana ha superato la popolazione rurale, il cibo come questione politica territoriale urbana deve diventare una priorità, sia nel dibattito scientifico che nelle agende istituzionali. Non può essere altrimenti nel 2015. E però per fare ciò occorre superare l'idea falsamente moderna che considera il cibo in termini esclusivamente produttivi e rurali, e quindi lo fa uscire lo fa considerare come un oggetto, un fenomeno non urbano. Sapete la fatica che si fa per parlare con alcuni assessorati per fare capire quanto questa questione sia trasversale. Non ci può essere un assessorato al cibo, un assessorato alla sicurezza alimentare, un assessorato a tutte le cose di cui oggi parleremo. Sono questioni nettamente
trasversali e serve approcciarle in questo modo, sia a livello locale che a un livello centrale. Le relazioni che il cibo infatti intrattiene con la vita nelle città sono molteplici, spaziano appunto dal benessere, la qualità della vita, ai temi ambientali, lo sviluppo economico, alle questioni sociali e culturali. Gli intrecci sono tantissimi. In molte parti del mondo questi intrecci hanno dato forma ad agende politiche veramente moderne. Quindi questo veramente, sottolineo, fa il paio con il falsamente moderne di prima. Sono veramente moderne perché sono in grado di rispondere alle sfide di questo tempo e sono in grado di organizzare una transizione verso sistemi agroalimentari più giusti e più sostenibili. Perché questa oggi è la parola chiave. Oggi è importante uscire dalla nicchia che abbiamo rappresentato negli ultimi 20-30 anni e cominciare a pensare di diventare sistemici, quindi organizzare una transizione. Il piccolo non può sostituire il grande dall'oggi al domani. Noi oggi siamo convinti che il piccolo sia il modello a cui puoi fare riferimento, sia il modello su cui puntare, soprattutto in un momento in cui le risorse pubbliche vanno restringendosi. Bene, più si restringono le risorse pubbliche, più devi decidere su cosa puntare. Non puoi puntare allo stesso modo sulla piccola produzione agroecologica alimentata da fonti rinnovabili o sulla grande impresa agroindustriale basata ancora su chimica e petrolio. È tempo di scelte. Questa cosa la disse il Presidente della Repubblica Italiana il 7 febbraio scorso la sua voce si unì alla voce di un altro grande riferimento su questi temi, che è ovviamente Papa Francesco. Quindi questo è il contesto di questa conferenza e in questa conferenza vedrete, si svilupperà in questo modo. Ci saranno una relazione introduttiva la mattina e una relazione introduttiva il pomeriggio, la prima a cura di Anna Moragues-Faus dell'Università di Cardiff e la seconda di Florence Egal e comunque dell'advisory board del comune di Milano sulla food policy. Dopo ci sono testimonianze dalle città e la cosa che abbiamo voluto è che queste testimonianze dalle città, quindi di buone pratiche dalle città, arrivassero sia da rappresentanti degli enti locali sia da rappresentanti delle associazioni. In questo modo vogliamo proprio rappresentare anche fisicamente l'alleanza naturale che c'è fra questi soggetti, perché sono i soggetti che si trovano in prima linea, fianco a fianco, sui territori ad affrontare le questioni e spesso, molto spesso, riescono a sfuggire alla logica dei governi centrali, troppo spesso influenzata dalla lobby dell'agrobusiness, e insieme riescono a costruire dei nuovi racconti, un nuovo racconto di relazioni fra produttori e consumatori, un nuovo racconto di relazioni fra città e campagna e un nuovo racconto di relazioni fra genere umano e natura.